Questa reintroduzione dell'IMU agricola su determinati terreni capannoni è l'ennesima beffa di questo comune di Rieti verso gli abitanti della Piana Aretina, delle Porrara, di Micioccoli e di tutte quelle zone in cui molti agricoltori cercano di arrangiarsi in tempi di durissima crisi economica. Così Alberto Palucci, segretario provinciale della UIL di Rieti. Sicuramente siamo davanti ad un pasticcio provocato da alcune contraddizioni annunciate dal governo Renzi, ma la giunta Petrangeli ci ha messo del suo con una cervellotica esclusione dei terreni fatta a macchia di leopardo, decisa da chi non si sa. Alcuni sì, altri no. Con quale criterio si è fatta la scelta non è dato sapere, traendo in confusione i contribuenti. Già i rietini pagano le tasse più alte d'Italia, perché inveire sulle persone? Petrangeli si difende dicendo che solo i coltivatori diretti di professione si salvano da questo ennesimo salasso. Ma non è giusto. Ci sono tanti disoccupati, cassintegrati, pensionati che con il pezzetto di terra e il capannone agricolo ci tirano avanti, ci sopravvivono. Ma questo comune non frega niente ed applica l'8,9 per mille di tasse ulteriori, aggiunge Palucci. Che senso ha sbandierare che si aiutano i migranti, che i conti del comune sono stati sanati, che Rieti è una città amica dei bambini e delle famiglie, quando poi queste famiglie vengono tartassate con continui tributi, tariffe e balzelli vari? In altre città, in altri comuni, le amministrazioni, ha concluso Alberto Palucci, hanno rinunciato a questa applicazione per differenza dell'IMU agricola per andare incontro alla collettività tutta, e invece a Rieti si pensa a fare cassa e a far scappare i giovani altrove.